La Caprieria è un'azienda iniziata che ha avuto inizio nel 1981 e da un'idea, da una specie di, anche per caso forse, no? Io e mia moglie siamo messi a allevare capre, abbiamo deciso che era il nostro futuro erano le capre, i suggerimenti erano dei più vari, abbiamo acquistato il primo gruppo di capre e abbiamo cominciato a allevarle. Biologico è arrivato pochi anni dopo. Fare biologico alle capre vuol dire coltivare i campi senza l'uso di pesticidi, di concimi, eccetera, eccetera, come tutte le normative biologiche richiedono, nel rispetto dei cicli naturali, delle rotazioni, eccetera, e alimentare gli animali con i prodotti da qui ottenuti o prevalentemente con i propri prodotti e con l'aggiunta di qualche altro alimento acquistato altrove, ma pur sempre dall'agricoltura biologica. Vuol dire trattare in modo diverso gli animali, non più come mezzo per ottenere un prodotto, ma come essere vivente che tu, bene o male, costringi a produrre e lavorare per te, ma che comunque ha una sua logica, una sua dignità. Ecco. Perché la capra? La capra perché è un animale da latte, perché ci piaceva l'idea di fare formaggio, perché io in particolar modo ho scoperto un po' alla volta anche sempre di più e lo scopro sempre di più che è un lavoro che mi piace e che se non lo facessi lo farei. Perché il formaggio è la cosa che è proprio mia passione, è un po' come chi ha passione per cucina, per cucinare, io ho una passione simile a quella di fare il formaggio. Ecco, la capra, le nostre capre vivono nella nostra stalla, hanno un accesso ai pascoli recintati esterni e nascono, vivono e muoiono qui. Vengono mangiati i capretti, e il capretto diciamo da carne, cioè all'età di un mese viene macellato e questa è una necessità. Se qualcuno vuole avere il latte, qualcun altro deve mangiarsi il capretto. Questo vale per il capretto, per il vitello, perché gli animali da latte sono animali da vita, fondamentalmente, non sono animali da carne. Però comunque prevedono di fare il latte dopo che si sono riprodotti. Perché tu ogni anno da una mucca, da una capra, da una pecora, dovrai per forza, per avere il latte, avere un capretto, un agnello o un vitello. L'importante è che nella breve vita di questo animale ci sia il massimo rispetto e che questo sia, diciamo, un fatto accessorio e se volete anche normale del ciclo, diciamo, della vita, dell'alimentazione e della gestione della campagna. Si può immaginare dal punto di vista economico che ci sia una stalla che è in grado di mantenere anche tutti questi maschi che non hanno nessuna funzione perché poi neanche quello dell'accoppiamento, perché un maschio è più che sufficiente per. Allora è in natura, per cui non è che nell'allevamento sia diverso. Insomma. Noi non siamo mai mancati al biologico, specie d'autunno, anche le volte che c'era qualche altra amministrazione di concomitanza. Magari ci vado io da solo, però il banco della capreria biologico in piazza ci deve essere. Perché il biologico in piazza è una vetrina importante per tutta la città, per la gente che ha interesse al biologico, che vede nel biologico non soltanto un evento, un momento di incontro, ma anche, cioè di acquisto, ma anche un momento di incontro, un momento di conoscenza, un momento di scambio. È un evento che avvicina ogni volta gente nuova e riconferma gente anche distratta che ogni tanto si dimentica, no? Cioè riconferma nel senso che gli ricorda che esiste questo evento, gli ricorda che esiste il biologico, gli ricorda che esistono i produttori e che magari viene riportata verso il rapporto con le cose vere.